Vai ragazzi, ci siamo tutti? Dai, facciamo riunioncina tecnica al volo così siamo sicuri. Castelsepre, venite qui? Lonate? Castelsepre, lonate? Locate? Abbiate? Dai, tutti qua per favore. Sindaco? Non c'è niente. Ragazzi, un applauso al sindaco di Lonate Ceppino che c'è sempre. Lei c'è sempre! Brava! Brava, brava! È inutile fare fanta politica, in mezzo alla gente! Ci siamo ragazzi? Lonate, Locate Varesino, dai, qua per favore! Che Abatini, che ne sa più di me di atletica, vi spiega cosa succede, come e quando. E facciamo tutto il percorso insieme e posizioniamo le persone, dai! C'è coda allo stand gastronomico, e va bene, c'è qua la Guzzetti e quindi è tutto, è garantita tutta la sicurezza, te lo dico già, ci sono le strade, tutto a posto, gli ho già detto a tuo figlio di mentire, se lo stanno per investire in gare, è tutto a posto, ti muovo. E soprattutto non ci hanno dato una lira per il taglio, giusto? Sponsor tecnico di Vianevano Inferiore, le officine, sponsor tecnico, le officine. Ricordiamolo, lo stand gastronomico è aperto. Ricordiamo a tutti che correre un mille non è una roba semplice, eh? Comitato, andate che dobbiamo posizionarvi in giro, in ogni dove. Per la sicurezza, per esempio, per la sicurezza li mettiamo dappertutto. Abbiamo chiuso tutto, mi raccomando, e siamo stati attenti che l'asfalto stradale garantisca la tenuta del territorio. Secondo te abbiamo successo? Ma c'è il tempo in questo tipo di ora? Dov'è che sei minuti? Però male che ho fatto per l'entrata, se no poi appena era. Thank you.
di lì dovete vincere. Grazie. Di lì dovete vincere. Stefano, cosa dici? Devo faccio un po' di corsetta prima che arriva il mio trazionista? Mi tengo in moto, non so fermo.
Allora, abbiamo detto Leonardo e Castel Sepio, con più aggregati. Papà! Papà! Dai ragazzi, tanti fare, fini fare! Con lo staffettista di Lonate Cettino, vedete, fino a che non si parte tutti amici, poi guerra e poi ancora tutti amici, questo è lo sport, questo, e poi si beve insieme, questo è lo sport ragazzi, non ci sono altre cose, e più si è bravi nello sport e più queste cose qua si capiscono e si fanno in autonomia. Stanno arrivando i nostri torrelli del tiro alla fune, che per adesso le hanno vinte tutte, li riconoscete dal fisico. L'altra sera eravamo al palazzetto, c'erano i beachers, quelli che giocavano a beach volley, e quelli che tiravano la fune, ed era facilissimo capire chi erano gli uni e chi erano gli altri, dei fisici leggerissimamente differenti. E poi soprattutto i beachers hanno l'infradito e quelli che tirano la fune hanno i polacchetti, quindi è ancora più semplice. Nel dubbio guardatevi lo scarto. Ecco, l'unica cosa che accomuna un beachers e un tiratore alla fune è il numero di tatuaggi. Entrambi ne hanno a dismisura. Non so chi ne ha di più. Ragazzi, incominciate ad appropinquarvi al campo gara, perché sennò non ci si vede più niente. C'è tanta gente, tanta fila allo stand astronomico, quindi signori siamo tutti contenti. Nascondete i palloni da calcio per qualche minuto, perché noi adesso guardiamo solo l'atletica. Guardate come vengono davanti Tele Brunone e lo staffettista di Lonato Cepino, guardate lì, chiacchierata, guardate come stavamo considerando che siamo tutti amici, prima e adesso, durante, fate quello che volete, durante guerra, adrenalina e guerra, via, fate, ricordo a Grazioli e a Quadrati di non mettersi davanti, perché sennò, se no mi dovete dare una scala, decidete voi. Ho i primi frazionisti qua, gli altri. Ricky Boy è già stanco, mi dicono. Con lo stesso giro di prima, entrano ed escono dallo stesso cancello. Riunione tecnica, vai Abba, ci siamo? Allora, la partenza è così. 3, 2, 1, via, al via partite, ok? Deve essere chiaro il primo caspettista, guardate, vi spostate un po' di tempo di là. Ma che bello il microfono in mano, posso fare quello che voglio. Voi saltate. Sì, tempo. Assolutamente bravo. Ci siamo? Vedo molto la maglia già. Ah no, ce l'ha. Ci abbiamo immediate. Ci siamo, Ada? Curate i miei palloni, nascondete i bambini, accucciate i cani. Pronti? Posso andare, Ada? 3, 2, 1, via! E i professionisti puri, fanno partire il cranio prima di partire, perché devono capire quanto stanno andando. Per non scoppiare a metà e per non averne troppo quando si arriva. Sentiamo che i primi arrivino, li vediamo del cancello sul 1.50, dai. Tra 1:50 vedremo i primi, Ricordiamo che abbiamo 400 tutto da gustarci, qui in mezzo al prato per tifare, sapete che io ti farò un buono,
se ti dà fastidio non è un problema mio, piangerò per il mio negone, se ti dà fastidio è ancora meno un problema mio. Cercherò di essere il meno politicamente possibile. È già arrivato qualcuno? Siamo a 50, vediamo se c'è azzeccato, dai. Tra un minuto vediamo i primi. Tra un minuto voglio vedere i primi. Bravo!
Abbiate, stanno arrivando. Ragazzi, sembra sempre che sia una scampagnata tra
amici sono a quanto? 3-19. Dai, forza ragazzi, forza ragazzi! Allora, facciamo un applauso a questo grande supertumbile per tutta l'anima! Dai ragazzi! Guarda come lotta a Castelsepio! Bravo applauso anche a Castelsepio! Forza ragazzi! Ah, ok, sì, lo so che sta arrivando ancora lo fate, dai l'ultimo, dai l'ultimo! Come se fossero gli ultimi 100 metri, grande! Con stile l'arrivo, con stile! Bravo ragazzi! Sta arrivando, questo è sempre bello, bello, tranquillo, tanto dietro non c'è nessuno, dall'altro neanche, bello sereno, arriva anche a Piate, come se stesse facendo jogging al parco, al Central Park New York, vai, vai. Ah, ma sta arrivando questo è sempre, scusate, l'avevo visto. Bello, bello questo è sempre, bello. Intanto è arrivato il gruppo delle Valle di Cielo di Venegano. Bravo Castelsepio, bravo Castelsepio. Bravo Castelsepio, bravo. Dove sta ragazzi qua? Ragazzi, forza! Ragazzi, stiamo chiamando mille per tutti i quattro di un pezzo. Bravo, prima che abbiate. Ragazzi, mettersi in gioco in queste cose non ci vuole coraggio, ci vuole tanto coraggio. Vai, 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 vai. Quindi tra una mezz'oretta. Via, via! Bravo, bravo, lottate! Lottate la regina molto bene. Ragazzi, adesso facciamo un po' di pausa, la storia tornata.
un po' di pausa e poi balle di piede, eh? È già arrivata la squadra di Venegone, sta arrivando la squadra di Locate, comincia a vedere gente interessante, eh? Quando si scherza di nuovo neanche sulle balle di piede, eh? Grazie a Rino Bernato, bravi, 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 stai facendo dei mille paura, eh? Abbiamo dimenticato di alcuni, ce la finite? Io non vedo che sia arrivato primo di secondo, vabbè, primo di secondo. Primo Renato, secondo Venegone, terzo Castelsepio, quarto Piate, quinto Ricate, sesto Gormonte. Un bel applauso a tutti ragazzi, un bel applauso! E sono tutti nel colonno. Ragazzi, adesso troppo... No, adesso no, facciamo le balle persa. Adesso balle di fiera, cominciamo a spostare il transenno per balle di fiera, bravo ragazzi. Paolino Brunano, bravo Paolino, resta, bravo Buccetti, andate la mano per tutta sicurezza, mi raccomando, dove è Paolino, dove è? Bravo Paolino, se mi piacere questa cosa. Ragazzi, adesso ci spostiamo fuori, però diamoci un attimino di pausa, perché io ho bisogno di un attimino di pausa, ma poi soprattutto abbiamo bisogno di un attimino di pausa da me. Andiamo a mangiare, allora. Lo stand gastronomico aperto, le salamelle sono buonissime, le patatine anche, la birra bella fresca, eh. Dai, la birra noi siamo in finale, ecco. Grazie, non vedo di casa di finale. Thank you.
lasciamo lo zaino. Hey, Dennis!